Salve a tutti da Matteo Mancini, riprendiamo con la presentazione delle corse in ostacoli. Siamo giunti al meeting dei Gran Premi di Pisa che andrà in scena il 16 febbraio 2020 con una giornata, quantomeno per quanto concerne il palinsesto delle prove in programma appunto storica per il Prato degli Escoli con tre prove di gruppo come mai accaduto nella storia dell'impianto dell'Alfea. Prove che però, nonostante la dotazione e l'apertura ad un programma di caratura internazionale, non hanno avuto un'adesione, quantomeno, buona sia sotto il profilo quantitativo soprattutto, ma anche sotto il profilo, appunto quantitativo. Appena 16 cavalli hanno aderito, in sede di dichiarazione partenti al programma, che prevede per la prima volta sull'impianto toscano il premio Neni da Zara, una prova sui 3500 metri in steeple aperta ai cavalli di 4 anni, ed è uno dei gran premi ereditati da Roma che da anni ormai non si veniva più disputato, ovvero da quando l'impianto Capitolino fu chiuso per dare appunto il là al trotto dopo a loro volta la chiusura dell'impianto di Tor di Valle. Il Neni da Zara farà ad apertura alle due prove che ormai da anni si disputano regolarmente in quel di Pisa, ovvero il Criterium d'inverno, gruppo 2 sui 3500 metri sul percorso Siepi, e poi la Gran Corsa Siepi Nazionale, gruppo 1 per cavalli di 5 anni ed oltre sui 4000 metri. Andiamo a vedere il campo dei partenti, poi una veloce presentazione degli stessi con pronostici e nostre valutazione, le nostre valutazioni. Dunque, prima corsa che riguarda gli ostacolisti è la seconda corsa del programma, premio Neni da Zara, 3500 metri, steeple con dotazione di 33.000 euro, appena 5 concorrenti al via. Numero 1 Brion di Tarte, 67,5 kg con in sella Gabriele Agus. Numero 2 Kelsch Jung, 66 kg, Josef Bartosz. Numero 3 L'imperdibile con 66,5 kg con in sella Raff Romano. Numero 4 Sea Battle con 66 kg e Dominique Pastuska in sella. Numero 5 Silent Partner, 66 kg, Jan Faltesek in sella. Dunque una prova il Neni da Zara, come vediamo, molto scarna, con una scelta a nostro avviso criticabile. Già l'avevamo fatto nei giorni, nelle settimane scorse al Tondino, di aprire un nuovo Gran Premio indirizzato ai cavalli di 4 anni, quando probabilmente sarebbe stato preferibile fare una manovra del genere in funzione dei cavalli adulti o sullo steeple o sul cross, che ormai da un paio di anni a Pisa è stato cestinato. Questo perché? Perché essendo già presente una corsa molto, tra l'altro, sentita negli ultimi anni piuttosto riuscita quasi sempre, cioè il Criterium d'inverno per 4 anni, a fare una nuova corsa per la medesima categoria generazionale, non avrebbe che potuto comportare un spalmamento, diciamo così, dei partenti su due prove, quindi spalmati su due prove, mentre la presenza di un Gran Premio sugli steeple per cavalli adulti ha sicuramente reso più appetibile la trasferta anche a proprietari dell'Est Europa che solitamente sui 4 anni, o meglio sui 3 anni che entrano in 4, sono spesso carenti sotto il profilo quantitativo. Premesso questo, andiamo a vedere la nostra decrittazione della corsa, che vedrà sicuramente il numero 2 Kelsch Jung favorito in quella che è una rivincita della Corsa Siepi di 4 anni di Pisa, l'Easter Race, andata in scena a fine gennaio, che aveva visto appunto il portacolore di Aichner respingere l'imperdibile che all'attacco dell'ultima Siepi sembrava aver risolto a proprio favore la contesa. Quindi qua Raffaele Romano cercherà di ribaltare l'esito della pista, dovrà stare attento a non aggredire troppo presto Kelsch Jung e possibilmente andarlo a fare stando lontano dal cavallo, in modo da cercare di scongiurare quella reazione tipica che il figlio di Wiener Walzer ha reso più volte
reso più volte sul piatto della bilancia, una volta aggredito. Dietro i due Brion Dittart, che ha già sicuramente dato dimostrazione di attitudine al percorso in steeple con due secondi posti, secondo posto dietro a Sky Constellation il 19 dicembre, e poi la vittoria con Watch Tomorrow, che lo ha praticamente lasciato vincere, il 16 gennaio. Curioso che Raffaele Romano abbia indirizzato questa prova all'imperdibile, spostando Watch Tomorrow, sicuramente più rodato e più idoneo ad risolvere la contesa, lo ha indirizzato nella corsa in siepi, lasciando qua al fratellastro, entrambi figli di Harbour Watch, il compito di provare a vincere. Dietro due Brion Dittart, Gladiatorius, al cavallo allevato da Stefano Luciani, molto positiva nelle due prove disputate qui a Pisa, avrà sicuramente l'onere di scandire i parziali nel tentativo di agevolare il compagno di colori, l'imperdibile colori ovviamente di Christian Truger. Durissima per gli altri due, con Silent Partner, che a Pisa ha dato sensibili miglioramenti, in particolar modo ha corso piuttosto bene nell'ultimo ingaggio, battuto da Blue Kazakh, che domenica correrà il gruppo 2, e che si era reso protagonista di un grandissimo scatto finale, determinante per battere Silent Partner e Minui, che duellavano per la vittoria. Estremissimo outsider, il numero 4 di Paolo Favero, si battola la terza uscita in Italia dopo un debutto in sordina, un discreto terzo posto in steeple alle spalle di Brion Dittart e Watch Tomorrow, circa 6 lunghezze e mezzo senza aver benzina e argomenti per provare ad ribaltare la contesa. Pessimo, davvero pessimo, il 6 febbraio, finito lontano dietro a soggetti come Casa Paradiso e Gold Edition. Quindi Nanni Nazzara, che vede, a nostro modo di vedere, favorito Kölsch Jung, con l'imperdibile numero 3 a fungergli da diversivo. La terza corsa in programma è il Criterium di Inverno, corsa gruppo 2, sui 3.500 metri per cavalli di 4 anni, dotazione di 50.050 euro. Corsa che quest'anno, a mio avviso, non riuscita, è sicuramente una delle edizioni meno qualitative di quelle ammirate negli ultimi anni. 5 al via, numero 1 Blue Kazakh, con in sella Gabriele Agus, 66 kg, numero 2 First of All, 66 kg, Jan Faltesek, numero 3 Kid Tango, 66 kg, con la novità in Italia di Felix De Gilles, numero 4 Seafaring Girl, 66 kg, con Dominique Pastusca, numero 5 Watch Tomorrow, 66,5 Raff Romano. Dunque anche questa è una corsa che ha visto fungere da spauracchio, nel senso di elemento che ha indotto altri concorrenti ad rinunciare alla corsa, pensiamo a Kölsch Jung e allo stesso l'imperdibile di First of All, numero 2 allevato da allenato da Pavel Tuma, colori del dottor Charvat, il fratellino di Arcalon e di altri campioni come Azura Ducalon, che si sono impegnati con Gran Costrutto nelle Gran Classiche francesi e che ha vinto subito nel debutto pisano con Poderosa al lungo finale, col quale ha piegato le resistenze e soprattutto il tentativo di ritorno proprio di quel Kölsch Jung, che poi avrebbe vinto nella Listard in siepi pisana. Tra i battuti anche Watch Tomorrow e l'imperdibile, che quel giorno si resero artefici di prestazioni alquanto mediocri e sicuramente non all'altezza delle loro qualità. Dunque First of All sicuro favorito, di contro Watch Tomorrow, che è parso poi nella successiva uscita in steeple molto molto bello e con praticamente vittoria di fatto acquisita su Brion Dittart. L'esito del palo dice il contrario, semplicemente perché Raff Romano non ha spinto il cavallo e lo ha trattenuto accompagnando la compagna di colori al palo, sul palo. E degli altri, Kid Tango aveva dato buone impressioni a Merano, cavallo molto grande, un po' come First of All, ma con curioso morfologia, con il posteriore che, visto da dietro, il cavallo arriva addirittura quasi a celarne
la testa. Kid Tango, figlio di Pounced, ha corso appunto molto bene al debutto a Merano nel gruppo 3, nel Tagliabue, battuto da Grand Sud, ma davanti a soggetti molto interessanti quali World Speed e l'Imperdibile. Riproposto a Pisa, aveva vinto in categoria Maiden, senza però impressionare, battendo soggetti che poi dopo, insomma, non è che abbiano fatto vedere grandi cose. Pensiamo a quel Gold Edition che gli è arrivato a una due lunghezze e mezzo a Iorvi, Legend Island, secondo posto per Volunteers, che non si è più visto, proposto nella lista di Pisana, ha subito 11 lunghezze da l'Imperdibile e 12, quasi 12 da Kölsch Jung, quindi una prestazione quest'ultima che lo rende una sorpresa. Dura per gli altri due. Blue Kazakh sale qua giù in modo importante di categoria dopo l'ultima vittoria in categoria discendente, col pesino di 63 kg. La volta prima aveva corso piuttosto deludentemente, battuto da Legend Island, Minui e Silent Partner, una prestazione che, a mio modo di vedere, lo relegano a sorpresa. Estremo outsider, anche qua, ancora una volta, Favero col numero 4. Seafaring Girl, una femmina di grossa mole, figlia di Born to Sea, che ha deluso nelle due precedenti prove che ha disputato sull'anello Pisano. Vediamo a questo punto al main event della giornata, che è appunto la Gran Corsa Siepi Nazionale, gruppo 1, sui 4.000 metri, dotazione di 60.000 euro, con il quale appunto Pisa si congeda dagli ostacoli. 6 al via, numero 1 Anna King, 67 kg, Jan Faltesek, numero 2 Bossenois, 66 kg, Jan Kratochvil, numero 3 Capivari, 67 kg, Joseph Bartosz, numero 4 Chaparral Prince, 66 kg, Dominique Maspastuska, numero 5 Leonardo da Vinci, 66 kg e mezzo, Raffaele Romano, numero 6 Saint-Julien, 67 kg, Gabriele Agus. Corsa a questa molto, cioè, diciamo, più riuscita delle altre, soprattutto grazie all'adesione del numero 1 Anna King e del numero 3 Capivari. Numero 1 Anna King, portacolori Sharvat, anche questo è un figlio di Hastarabad, che nel lontano 2016 aveva trionfato nella Gran Corsa Siepi di Milano, offrendo una impressionante performance, vincendo piuttosto agevolmente con Misca in sella. Cavallo che poi ha subito più infortuni, è rientrato a Pardubizia in una lister locale, seminando di 8 lunghezze quel Dangerous Gleam che poi a Merano in estate ha fornito prove interessanti nei main event, giungendo vicino a soggetti di qualità che poi hanno vinto i gruppi 1 meranesi, o comunque hanno lottato per i successi in quelle prove, e poi ha vinto di 20 lunghezze incondizionata in un premio quasi da 10.000 euro ad Angers, prestazioni che lo rendono, pur se ormai calato nel rating francese, aveva una punta di 69,50 e ormai è a 62, lo rendono a mio avviso il favorito della corsa. Attenzione però a Capivari, alla classe di Capivari, che nei momenti di gloria in Francia aveva toccato un punteggio di 79 punti, il figlio di Yates, uno dei migliori prodotti del Sudders Welsh, che ha conquistato per 4 volte la Gold Cup di Ascot, disintegrando il record di Sagaro e diventando una leggenda della regina d'Inghilterra, che gli ha eretto un monumento, una statua. Ha vinto a Pisa a dicembre, pur usufruendo della caduta di Arcalon, compagno di color di Anakin, quando ormai sembrava battuto, è rientrato in modo con fiato molto grosso. Dovrebbe qua aver rifinito la preparazione, dovrebbe essere quindi al massimo, e la pista sicuramente gli si aggrada, essendo uno specialista di percorsi quali quello di Cagnes-sur-Mer, ricordiamo vincitore nel grande steeple chase di 4 anni di Auteuil, quindi un cavallo che ha grandi qualità e che Bartosz decide di montare, preferendolo a Bossenois, il vincitore della Gran Corsa Siepi di Pisa, gruppo 3. 64 punti di rating, 2 punti superiori all'attuale
punteggio rifilato ad Anna King. Beau-Senoit probabilmente andrà anche qua in testa ad tracciare le coordinate del percorso, ma che a nostro avviso è un pochino subordinato ai due soggetti appena delineati. Ci riprova anche Leonardo da Vinci, numero 5, cavallo che sembra non trovare la miglior forma nel periodo. Lo ricordiamo vincitore sul tracciato pisano lo scorso anno nel Critérium di inverno, battendo Athéna du Berlay. Si ha poi corso un po' tutte le prove principali, alternandosi tra le prove in siepi e gli steeple per novizi. A Pisa ha subito in condizionata Santa Clara e San Siro con una prova di testa e con un evidente calo negli ultimi 300-400 metri. Ha corso in progresso nel gruppo 3, pur calando ancora una volta, ma in modo da poter comunque disporre di Santa Clara e Chaparral Prince, ma ha subito un divario importante quantificato in 8 lunghezze da Beau-Senoit, che qua lo rende poco più che una sorpresa. Più difficile l'impegno per gli altri due soggetti: Chaparral Prince, terzo numero 4 con i colori di Paolo Favero, ha dato segnali di risveglio appunto nella Gran Corsa Siepi di Pisa. Ha corso piuttosto bene, è arrivato a un'incollatura da Santa Clara e a una mezza lunghezza da Leonardo da Vinci. È una prestazione sicuramente incoraggiante, soprattutto alla luce delle precedenti prestazioni che lo avevano visto molto deludente, con distacchi di un certo rilievo, ma che a fine settembre era stato capace, con una prova di coraggio, di giungere a 2 lunghezze e mezzo dall'Aldan, vincitore della corsa siepi di 4 anni di Merano, e tenendosi dietro Mensch, My Way e Tua Mem. Difficile però che qua Chaparral Prince possa ambire a un successo. Estremissimo outsider il numero 6 Saint-Julien, cavallo che in Francia era su performance, pur se a reclamare molto convincenti, ma che giunto in Italia non è stato capace di andare oltre il terzo posto, conseguito l'ultima riunione in ostacoli a Pisa in categoria discendente, con distacchi di 7 lunghezze da San Siro e 5 da Power Sail, quindi un distacco che lo rende estremo outsider. Bene, questo è tutto per questa giornata di ostacoli, giornata che chiude il programma pisano e che rimanda i concorrenti e gli addetti al settore a Treviso e a Milano. Bene, da Matteo Mancini è tutto, alla prossima presentazione. Arrivederci.